svegliami parola di Dio, buona parola di Dio, scuotimi parola di Dio dal mio torpore. Svegliati, tu che dormi, ascolta la mia voce. Samuel, 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 è il Dio che ti chiama, è il Signore che fa sentire la sua parola. Sono io che voglio parlarti, Samuel, Samuel, ascolta la mia voce. Voglio parlare al tuo cuore, voglio parlare perché voglio svelare il mio segreto. Iuri miano rennu iano co iuri, niana sciore liano. Non siate smemorati, ma ascoltate la mia parola e mettetela in pratica. Beati coloro che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica, gli anni nasceranno io. Non correte il pericolo di disattendere la mia parola, perché la mia parola disattesa non vi giudicherà. Attenti alla mia parola, perché essa giudicherà i vostri pensieri e il vostro cuore. Io liniano che erano ieruno. Ieri mino ani miano coi niano iri, iori niano ioroni ano. Fame io chiedo e sete io chiedo, non di pane non di acqua, ma fame e sete della mia parola. Iori no aiero ani amarintiana cororiano. Verrà giorno in cui chiederete con affanno la mia parola e non la troverete. Ascoltatemi finché io parlo, finché è tempo per voi, mi allaran uscirò. Questa sera parla a ciascuno di voi, ascoltate la mia voce, la mia parola è vita, iani hanno gerono, mia laraniniana. Tu che stai all'angolo con gli occhi chiusi, è per te questa mia parola. Iuliniano chi maiuru. Tu che tremi, anche per te questa mia parola. È per te che giubili nel cuore, e la mia parola è che è entrata in te. Iuliniana sciarachito, piano chi muoiere. Aprite la bocca, metterò la mia parola dentro la vostra bocca, sarà dolce come il miele. Mangiate e bevete, amici,
mangiate e bevete la mia parola, gli alianna nascerano, ni amora ieri anna. Ulimina cuscia no sciariniane, mia la raionina nasi. Anaye, Yanaka Yanashi. Cantiamo alla parola, cantiamo alla parola del Padre, cantiamo alla parola che è scesa in mezzo a noi, cantiamo alla parola che è dentro di noi, cantiamo alla parola. Alleluia, alleluia, grazie Signore di quello che hai detto stasera. Adesso riepiloga cosa ha detto il Signore. Che ascoltano quella parola e la mettono in pratica. Alleluia. Guardate, questa sera la parola di Dio è scesa in mezzo a noi. Ogni qualvolta scende la parola di Dio in una persona o in un'assemblea, quello è un evento salvifico, un evento grande. Guardate, voglio leggervi soltanto questo brano e poi ce ne andiamo. Quando scende la parola in Giovanni, vedete come l'evangelista circostanzia questo evento che a noi potrebbe sfuggire, come Giovanni che comincia a profetare. Non è così, è un evento salvifico. Giovanni incomincia a profetare perché la parola di Dio dal cielo scende dentro di lui. Vedete come dice qui San Luca, nell'anno 14° dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca della Birene, sotto i sommi sacerdoti Anne e Caifa. E cosa succede? La parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria. Ecco, come tutto è circostanziato nell'anno di Tiberio Cesare, mentre era tetrarca, quello e quello, mentre era sacerdote Caifa, la parola di Dio scende su Giovanni. Dunque è un evento che è storico, di enorme importanza nella vita dell'universo, quando scende la parola di Dio. Ora, ogni volta che scende la parola di Dio in una persona, o scende la parola di Dio in un'assemblea, quello è un evento salvifico, non da sottovalutare. Diceva il profeta Amos, quando ruggisce il leone, tremano tutti gli animali della foresta. E così quando scende la parola di Dio nel profeta, egli trema e non può non profetare. Questo è l'evento salvifico di cui io parlo, la parola di Dio, che è un evento, un grande avvenimento, quando scende in una persona. Domandiamo al Signore che questo evento si verifichi in noi per la nostra salvezza. E quando verifichiamo la discesa della parola in un'assemblea, prostriamoci in ginocchio: Dio è sceso in mezzo agli uomini, Dio ha parlato. Alleluia. Io ho parlato a voi e voi mi avete ascoltato,
Io ho parlato agli uomini perché gli uomini ascoltino la mia parola e la mettono in pratica. Fratelli e sorelle, c'è un po' di caldo e perciò i nostri cari fratelli cominciano a diradare la nostra riunione. Già avveniva al tempo degli apostoli, ne parla l'autore della lettera agli ebrei, alcuni già disertano le riunioni, per cui già al primo secolo questo succedeva, ma noi speriamo che con la forza del Signore continuiamo a perseverare. È scritto: chi persevererà sino alla fine sarà salvo. Non bisogna restarsi a metà strada, camminare, dicevano gli antichi romani, navigare necessa est, vivere non est necessa, cioè è necessario navigare, non vivere, cioè quando c'è un impegno, lì era, si è navigava, il detto è in una navigazione bisogna navigare, bisogna camminare, non è necessario vivere. Più importante è camminare. È chiaro che se non si è vivi non si cammina. Che cosa diremo questa sera? Diremo che la nostra comunità è carismatica. Non dobbiamo dimenticare le comunità di rinnovamento, quella la nostra. Tutte le comunità di rinnovamento sono tipicamente carismatiche. Se una comunità di rinnovamento non è carismatica, non è comunità di rinnovamento. Questo è il contrassegno. Ecco perché non si debbono fondare gruppi dove già non ci sia la presenza di carismi evidenti, di persone carismatiche che formano il nucleo della comunità che deve crescere. Comunque i nostri gruppi sono eminentemente carismatici. Ove mancassero i carismi, quello non è più gruppo carismatico. Sarà un gruppo di preghiera, un gruppo di devozione, un gruppo di Padre Pio, un gruppo di Fra Pietro, un gruppo di Fra Felice, un gruppo di Fra Nicola. Sarà un altro gruppo, ma non gruppo carismatico. Chiaro questo? E dobbiamo noi tutelare la nostra identità. Un gruppo carismatico non è un gruppo di Padre Pio. Quella è una cosa, noi siamo un'altra cosa. Un gruppo carismatico non è il gruppo di Fra Felice. Quella è una cosa, quella siamo un'altra cosa. Il gruppo carismatico non è il gruppo, per esempio, di Padre Fra Bernardo, c'è un altro là. Il gruppo carismatico è il gruppo carismatico con i suoi connotati e dobbiamo tutelare la nostra identità ed essere fedeli alla nostra comunità. In comunità si nasce, si cresce, si vive e si muore, nel senso che c'è il senso della appartenenza. Tu sei stata chiamata a questa comunità, tu hai creato questa famiglia. Non vai a destra e a sinistra, sei in questa famiglia. E la nostra famiglia è tipicamente carismatica, si vive di carismi. Ove non ci dovesse essere carismi, si prega. Dove, dopo preghiera, carismi non spuntassero, il gruppo si chiuda. Perché la caratteristica è la presenza di carismi. Quali sono i carismi? Sono i tre poteri che dà lo Spirito a chi riconosce che Gesù è il Signore. È il potere di dire, il potere di conoscere, il potere di operare. I carismi si ruotano attorno a questi tre poteri che dà lo Spirito. Il potere di dire, il potere di conoscere, il potere di operare. Per cui nei gruppi carismatici si debbono trovare tutti e tre i poteri.
può essere in abbondanza un potere, meno un altro, però radicalmente i tre poteri ci devono essere. Possono ancora non manifestarsi, se manifesto un potere, il potere di dire, il potere di conoscere, il potere di operare, però la mira a cui tende il gruppo veramente carismatico è l'esercizio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappi alla tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle spiazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entri nella tua camera e chiusa la porta prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Il Signore nel Vangelo ci esorta a camminare davanti a Lui e a fare le opere buone davanti a Lui per ricevere unicamente da Lui la ricompensa, non per farci vedere. E Gesù esemplifica con le tre opere classiche, sono le opere della conversione, della penitenza, e cioè la preghiera, il digiuno e l'elemosina. E dice: quando tu preghi, non stare in mezzo alla piazza per farti vedere, in modo che gli altri dicono: ma costui veramente è un uomo religioso, ma chiuditi in camera e prega, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ascolterà. Oppure quando tu digiuni, non sfigurarti il viso, non presentarti emaciato, in modo che gli altri vedano e ti dicono: ma che stai facendo? Digiuno, sono in digiuno. No, invece profumati, fatti bello, metti il rossetto alle guance, al viso, fai la chioma, vestiti bene, in modo che gli altri, mentre tu digiuni, dicono: no, sei data una bella vita. E il Padre tuo che sta nei cieli e vede nel segreto sa che tu sei in digiuno. Oppure quando tu fai l'elemosina, non prendere dal portafoglio una carta di 100.000 lire e la metto là, perché gli uomini vedono: come è generoso costui, come è generoso costui. Ma se tu devi mettere 100.000 lire, lo fai piccolo piccolo, lo arrotoli e lo metti là come una monetina, e il Padre tuo che vede nel segreto ti roderà. Sono esemplificazioni che dà il Signore per dire che noi dobbiamo fare le cose buone,
unicamente per piacere a Lui, non per piacere agli altri, perché se gli altri ci lodano, ormai abbiamo ricevuto la nostra ricompensa, quelle opere non fruttano niente. Quando invece noi le facciamo per Dio, allora quelle opere fruttano. Il Signore non ci dice di non fare opere buone, anzi ci dice di farle e di mostrarle. Ma perché? Non per gloriarci noi, perché gli uomini vedono e glorificano il Padre vostro che sta nei cieli. Qui si tratta dell'intenzione, non cercare la nostra gloria, ma la gloria di Dio. Così il cristiano agisce bene. Una parola vorrei spendere sulla prima lettura per sottolineare la forza carismatica. Noi siamo carismatici, siamo un po' carismatici così all'acqua di rose, anche quando si notano in mezzo a noi dei carismi così apprezzabili. Qui in paragone il carismatismo di Elia, di Eliseo è altissimo. Guardate, quando Elia deve essere rapito al cielo, il Signore avverte tutti i profeti, tutti i gruppi dei profeti. Tanto è vero che Elisea cammina e giunge a Betel, gli vengono incontro i profeti di Betel, una cinquantina, e gli dicono: non lo sai che oggi il Signore rapirà Elia? Non lo sai? Sì che lo so, sì che lo so. E continua il cammino, giungono a Galgala, vengono incontro un gruppo di profeti, erano tanti, e dicono ad Eliseo: Eliseo, Eliseo, non sai che oggi il Signore rapirà Elia, se lo porterà in cielo? E sì che lo so. Arrivano in un'altra città e vengono incontro vicino al Giordano un gruppo di profeti e dicono ad Eliseo: Eliseo, non lo sai, il Signore ci ha rivelato che oggi rapirà Elia. Sì che lo so. Guardate, Dio rivela la stessa verità a tre gruppi di profeti, e nella concordanza di parecchi profeti che sta la verità. Dio non fa nulla di importante, dice il profeta Amos, senza rivelarlo ai suoi profeti, ai suoi amici, i profeti. Ecco la forza della profezia, che non è tanta quella piccola profezia numerica, quelle indicazioni bibliche, anche questa è una forma di profezia, ma è la profezia bella, quella con la P maiuscola. È la forza del miracolo, della fede. Camminano entrambe, e ormai Eliseo sa che Elia deve essere rapito, e gli dice: senti, tu te ne vai in cielo, io resto qui a continuare la tua missione. Ti domanda che almeno così due terzi, facciamo due terzi della forza carismatica che tu hai venga su di me. Elia disse: due terzi, hai chiesto un po' troppo, eh? Comunque, se tu vedrai scendere il mio mantello, e quando scenderai il mio mantello tu lo prenderai, allora la cosa è fatta, due terzi del mio spirito scenderanno su di te. E così avviene. Cos'è il mantello? È la forza dell'intercessione. Ricordate quella donna del Vangelo che toccava la frangia del mantello di Gesù? Era il tallit che usavano gli ebrei quando pregavano. Gli ebrei, quando si mettevano in preghiera, si mettevano lo scialle, il tallit.
era lo scialle della preghiera. E credevano che avevano una forza particolare, ossia era un atteggiamento particolare che usavano gli ebrei quando si mettevano in preghiera. Gesù usava il tallit pure, come gli altri. E quella donna, come vi dicevo, voleva toccare le frange del tallit di Gesù. Così il tallit di Elia era carico di forza, carico di portenti. Per questo diceva Elia ad Eliseo: se tu vedrai il mio mantello scendere su di te, la cosa è fatta. Ed ecco, arrivano al Giordano subito, e Elia, senza pensare ad altro, prende il mantello, lo arrotola, batte le acque e le acque si dividono, la forza del mantello, e passano all'asciutto, vanno oltre il Giordano, conversano, ecco scende il carro di fuoco. Il carro di fuoco, e allora sale Elia sul carro di fuoco condotto dai cavalli di fuoco. E il povero Eliseo guarda, e vede che Elia sale, e gli cade il mantello, lo raccoglie e gli grida: padre mio, corcio di Israele, il suo cocciere, te ne vai. Cade il mantello e se lo mette addosso, e scende la forza di Elia su Eliseo. Ecco, il Signore annetta questi segni, il potere, sono segni sacramentali, come quando prende lo spirito di Mosè e lo distribuisce sui 70 anziani, lo prende da Mosè e lo distribuisce un pochettino per ciascuno, sui 70 anziani. Adesso Eliseo è fiero, ha il tallit di Elia, e arriva al Giordano per ritornare a casa sua e dice: qui dov'è la forza di Elia? Arrotali il mantello. E si aprono le acque del Giordano, e lui passa imperterrito. Ormai la forza di Elia è su di lui e comincia ad operare miracoli a non finire. Questo per dire la forza carismatica, che è presente anche nella Chiesa di oggi. È un dono di Dio. Li chiama Sant'Agostino Mirabilia Dei. Perché? Si domanda Agostino. Non lo so. Perché Dio li dona? Perché li dona a questo, li dona a quell'altro? Non li dona ai santi? Non li dona ai più perfetti? Li dona a chi nessuno pensa che sia, possa essere beneficiario di questo carisma? Perché? Non lo so. Come avviene? Non lo so, dice Sant'Agostino. Soltanto io mi postro e lodo Mirabilia Dei, le meraviglie di Dio. Così avviene anche un poco così appena appena in mezzo a noi. Quando noi vediamo queste cose, lodiamo il Signore, perché da Lui viene ogni cosa. È il tallit di Cristo che ci tocca, il tallit dell'intercessione di Cristo, perché l'unico intercessore è Cristo Gesù. E l'intercessione di Cristo passa attraverso l'uno o l'altro, poco importa, ma è sempre l'intercessione di Cristo che passa e ottiene le meraviglie di Dio. Benediciamo il Signore e adoriamo. Adoriamo senza domandarci il perché delle cose. Adoriamo con semplicità di spirito. Adoriamo il Signore e camminiamo nella sua via, predicando le meraviglie di Dio e osservando fedelmente la sua parola. Amen. Mi ricordo quando ai primi tempi si facevano le preghiere dei fedeli,
c'era una lunga fila, tanto che arrivato a un certo punto c'erano i vigilantes che si mettevano di mezzo e tagliavano la fila perché erano in troppi. Adesso non si avvicina più nessuno, ci siamo un po' raffreddati, si toglie l'uso, ma anche un po' di raffreddamento c'è. Cerchiamo di risvegliarci. E vorrei anche dire di essere fedeli alla comunità. In questi giorni si gira, c'è il tour carismatico. Viene questo, viene quello, viene quell'altro, e chi corre a destra, chi corre a sinistra, no. Noi abbiamo la nostra comunità, povera per quanto sia, è la comunità dei figli di Dio. Noi formiamo la famiglia e dobbiamo ritrovarci qui, sentire la voce di Dio, camminare insieme, non staccarci e andare a destra, a sinistra, qua, là, c'è il tale dei tali, il tale dei tali, il tale dei tali. Vuol dire che non siamo soddisfatti né di Dio né di noi, e andiamo cercando, andiamo errando. Invece no, cerchiamo di essere fedeli, fedeli a Dio che ci ha chiamato qui e ci parla qui, ma che forse Dio non c'è altrove e non ci può parlare altrove. Sì, occasionalmente può anche parlarti altrove, ma normalmente Dio ti ha chiamato qui e ti parla qui. Questo vale per quelli che fanno turismo. Poi ci sono quelli che fanno preghiere. Questo è un guaio, e deve essere eliminato ad ogni costo, perché su questo ci richiamano da Roma la CEI, che non vuole conventicole, non vuole preghiere così fatte in privato, a modo dei manchi di qua e di là. Ci richiamano anche i regionali, i diocesani, e richiamiamo anche noi. Non si va di qua di là a fare preghiere. Ci sono quelli che vanno a fare preghiere, a fare profezie, a narrare visioni, a mettere mani, a guarire, a liberare. Tutto questo non è ammesso. Il nostro stile è la preghiera comunitaria. Sì, può capitare una preghiera per un fratello che la chiede, ma normalmente le preghiere si fanno qua, in casa non si fanno preghiere, né in casa propria, né si va di casa in casa a fare preghiere. Questo non è nel nostro stile, e deve essere bandito se c'è quest'uso. Non si va a cercare la carismatica tale, nel suo cenacolo ci sono profezie, ci sono queste, ci sono queste, no, no. Oppure il carismatico tale che tiene banco, no, non si va. Oppure due o tre si riuniscono, una donna e un uomo, andiamo, andiamo a fare preghiere su questo, sono cose non dell'altro mondo, sono cose del nostro gruppo, non sono di altri gruppi, del nostro gruppo. Questo non è ammesso, ma io ho il dono della profezia, io ho il dono delle visioni, io ho il dono dell'imposizione delle mani, io ho il dono delle guarigioni. Bene, viene esercitato qui, viene impiegato qui in comunità. Lo stile nostro è comunitaria, qui si prega, qui si prega. Chi vuole pregare per gli altri se ne va in camera sua e prega il buon Dio, oppure invita la persona ad andare in chiesa e prega, oppure si mette con quella persona e preghiamo il buon Dio perché si esaurisca. Ma le preghiere cosiddette, posizioni di mani, con letture bibliche, queste sono fatte in comunità. Questo è lo stile nostro. E cerchiamo di essere fedeli a questo stile per evitare tanti e tante così dispersioni, e per evitare che ci si richiami. Ieri sono andato dall'arcivescovo e ho fatto segui da parte del così del di quelle chiese,
fanno preghiere di liberazione, cioè come esorcista ci sono andato e anche come assistente spirituale dei gruppi carismatici, di tutti i gruppi carismatici, non soltanto dei nostri, ma anche di tutti i gruppi carismatici che sono assistente. E domandava, però dice evitate due cose, che quando ci sono funzioni in cattedrale voi vi riuniate, le funzioni in cattedrale, quando c'è il vescovo, deve far cessare le altre riunioni, e poi di non andare a fare combriccole quella, state nei vostri gruppi, pregate nei vostri gruppi, esercitate i vostri ministeri nei vostri gruppi, ma a destra e a sinistra no. Per cui è anche la volontà delle autorità costituite, e io mi faccio un obbligo di dirvelo. Dobbiamo comunicarci la parola di Dio. Cosa dice il Signore? Cosa ha detto il Signore? Qual è la parola di Dio oggi? Qual è la parola di Dio in questa settimana? Quale parola gira? Qui a Palermo, tempo addietro, adesso non se lo fanno, quando veniva, io ero nel mondo un po' dei gioiellieri, e quando veniva qualche pietra particolare, c'è per esempio una pietra grossa che gira per ora, è un brillante di 8 carati, sta girando, perché girava per tutti i gioiellieri, sta girando per ora a Palermo uno smeraldo di 4 carati e mezzo, e così se lo giravano, per cui si sapeva tra i gioiellieri che era in giro uno smeraldo di 4 carati, c'era in giro un brillante di 8 carati, c'era in giro un rubino di 3 carati e mezzo, per cui ci si comunicava. Così è dalla parola di Dio, quando c'è una parola di Dio bisogna che giri in mezzo a noi. Il Signore ha detto questo, ha detto questo, ha detto questo. Quando è parola autentica di Dio, non quelle che ci viene in testa. E in genere che la parola di Dio sia al centro della nostra attenzione. Così è della parola di Dio uscita dalla mia bocca, perché la parola di Dio sempre deve trovare il suo effetto. Scende dall'alto e deve ritornare in alto. Anziché fare circolare altre parole, come tra le commare, sa che si dice, hai visto questo, sento questo, sentito questo, sentito questo, e circolano altre parole. Questo tra i carismatici non ci deve essere. La parola che deve girare è quella di Dio, non le parole degli uomini, non i fattarelli, non i pettegolezzi, non le gianfrusaglie che non appartengono a Dio. Che ne dobbiamo fare di questo? Che ne dobbiamo fare? Non edificano, danneggiano. Invece facciamo circolare la parola di Dio. Questo ci ha detto il Signore. Amare la parola di Dio, nutrirci della parola di Dio e farla circolare. Amen. Preghiamo. Signore, la partecipazione a questo sacramento, segno della nostra unione con Te, edifica la Tua Chiesa nell'unità e nella pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.